No, ma stasera mi sto proprio divertendo. Stasera mi sto proprio divertendo, veramente fantastico, fantastico. Sì. Salutiamo ad Angela Di Pasquale che ci sta ascoltando da casa e ha una voce di merda. Sì, lo so, sì, perché sì, sono senza cuffie. Cioè, tu fai la ma non è vero. Vaffanculo e una buona guarigione ad Angela che è a casa con l'influenza. Grazie, 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 grazie. Cioè, Lazzarelli. Non solo ci vengono a trovare qua, cioè anche facciamo compagnia a chi è a casa con l'influenza. Vabbè, una brutta storia. Comunque, attenzione ragazzi, perché il mondo si è fermato. Il mondo si è fermato. Pupo, cosa c'è di fare? Ma perché? Tipo telegiornale. Le ultime notizie, buonasera dalla redazione. Non ho mai un malato di mente. Cioè, allora ragazzi, appunto, il mondo si è fermato perché Belen Rodriguez è di nuovo single. Dov'è la tromba? Arriva la grande. Beh, sì, ora naturalmente tutti andranno a caccia di Belen Rodriguez in tutto il mondo, perché giustamente ora sì. Beh, sì, per Belen ci vuole un applauso, assolutamente. Bella figa, ma vabbè, non scadiamo nel banale più del solito, più del dovuto. Io vi sto dicendo che in realtà lei sta prendendo per il culo tutti. Abbassa il fuori, Pupo, perché il momento è catartico. Cioè, lei, semplicemente, dicono che anche con la storia che Borriello sia tornato, praticamente è soltanto una trovata pubblicitaria per far entrare ancora più soldi nelle sue povere tasche. Poverella, non ne ha soldi, vi. Cioè, non ha nulla. Maria. Maria Uciantum mi sta bene. Dammi un fazzoletto lì, perché veramente sto crollando. C'è il porco. Beh, diciamo che ha azzeccato. E questa situazione è veramente azzeccato. Comunque attenzione, perché alle 23.12, cioè, ci stiamo avvicinando al momento clou che tutti gli ascoltatori attendono. E soprattutto mi hanno contattato in privato anche nella pagina pubblica mia personale, Marco Lazzarelli, ovviamente. Parliamo, perché diciamo che il nostro Marco Lazzarelli ha la pagina ufficiale come Vips, come Belen. Ma tu non hai capito niente. Io, imparando da Belen, vi prendo per il culo, nel senso che poi un giorno la trasformerò magicamente nella pagina di Evolution. Ma cioè, guarda, il cervello umano da dove arriva, dove arriva, dove arriva. Sto semplicemente preparando il terreno, cioè molto semplice, tra un jingle e l'altro, perché naturalmente, attenzione, ho ripescato un personaggio che gli farà morire dalle risate. Vai, Pupo. Ma come te lo devo dire che ti amo, che ti voglio? Caterina, non mi fare indovolare, ti amo. Ti prego, ritorna con me, farei tutto per te, guarda, mi metto in ginocchio. Merda!
Ma vaffanculo, ma che cazzo di canzone è? Cioè, vabbè, dai, non è, cioè, non è carica come insomma era l'altra, quella che è uscita prima, però diciamo, no, al pupo non è piaciuto. Infatti è scesa una depressione per colpa di quel disco maledetto. Meno male che ci riprendiamo, perché attenzione, come al solito durante la fine di Evolution arriva un pezzo che non ti aspetti. Adesso questo sicuramente ha fatto storia. Eh sì, vai. Today's gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Che non te l'aspettavi, dillo. Dillo che non te l'aspettavi, no? Il rutto, no, non il no. Chi è stato quel porco? Il disco era quel porco. Il disco era What's the Story of Morning Glory, Wonderwall, The Oasis. Il disco era del 97. What's the Story of Morning Glory dei Oasis, naturalmente. Quello che state sentendo durante Evolution, ogni tanto parte un pezzo serio di quelli proprio che ti fa. Facci sentire un pezzo serio. Aspetta, stai alludendo per caso al petto che ho fatto prima? Infatti si muore di puzza qui dentro. Non so se avete notato. Azzarelli, te ci hanno mai mannato a quel paese? Ma guarda, più di quello che pensi, credimi, più di quello che pensi. 23 e 19 minuti, attenzione, nel programma più bello del mondo stanno per partire i vostri audio message nella linea disadattati. Vai pupo! Ma non è lui! Ma sei un cretino! Chi è? Ma perché? Il fischiettino, ma perché? Ma chi è? Gente pazza! Andiamo avanti, vai! Che mi hanno consigliato uno bellissimo focus, ve la consiglio. Ma cosa ce ne frega? Un altro che si chiama Constantine. A me mi fece un cuore. Si capisce un cazzo. Alla fine ne ho visto soltanto metà, perché poi mi è saltata la connessione. Ma che lingua è? Ma io mi sono spaventato. O sarà perché sto male e sono più fragile. Ma non ce ne frega un cazzo. Ma vai a cagare. Ma non ce ne frega un cazzo. Che ci manda? Ma non lo so cosa ci manda.
Ciao ragazzi, ciao. Riesco a fare un saluto oggi, anche se in realtà non era molto facile, però non posso fare a meno ovviamente di ascoltare il vostro programma. Voce da salvo. Grazie a tutti, faccio un saluto a tutti i ragazzi di Evolution. Grazie. Ma soprattutto a quel folle un po' stronzo anche, Marco. Ma veramente è stronzo, ovviamente, con molta molta simpatia, ma saluto tutti i radioascoltatori, saluto tutti i ragazzi che siete lì in radio in questo momento. Grazie. Continuate così perché siete grandi. Ciao, lo sappiamo. Ciao bella. Allora, io sono Carmelo Sessione. Ma conto, forse, è che tu non passi nelle fantastiche hit alle radio, un altro conto. E che io faccio tutto lo sbattimento col tour internazionale che sto organizzando veramente. Vengo direttamente da Tokyo a Shanghai. È tutto nella tua mente. Da Shanghai, e vengo direttamente successivamente a farvi visita in Sicilia. Perché sì, io sono il karaoke shaman famoso del Ragusano. Vieni qui in radio. Da parte tuo che sei un DJ. Si va per dire, ovviamente. Ma aspettavo un po' più di fanfara. Certi gay quando ti fanno audience ti piacciono e te puttata villa, come se fosse a pattumiera a Munnezza, oh, anche se ammazzito. No, 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 ma non si può, no, non si può fare questa vita. Non si può fare questa vita, vai. Ciao amici di Radio Terre Locale. Ciao. Io sono Chiara, vengo da Bologna. E niente, volevo salutare tutti quanti, i miei amici siciliani, anche non. Sì. E volevo dire una cosa, cioè, ma avete capito che adesso ci sarà l'eclisse solare? Ah, è vero! Ma per qualcuno va anche bene così sempre. Non per forza solo per andare a Bocelli, no? Ma... dai, state in gamba, bacioni. Questo era un po' di allegria anche, ci vuole un po' d'allegria, un po'. Sì, infatti. Un po' di cocaina. Ciao, per ciao Chiara. Ciao ragazzi. Ma chi è? Mazzarella. Ho dimenticato di dire Chiara alla radio. Ma sono io. Pupo, ci sei? Sì, so io, sono Marco. Un po' alticcio. Sì, sì, sì. Io ti giuro che non ricordavo di aver mandato questa messaggio alla radio. Io ti giuro, ero talmente ubriaco sicuramente. Va bene ragazzi, è arrivato anche oggi. Purtroppo è il momento di lasciarvi. Mi raccomando, domani quando vedete l'eclissi solare, fatelo occhio nudo così vi bruciate la vista e andate a fare in culo. Ma che belle parole, che belle parole! Io li amo gli ascoltatori, come amo il pupo quando fa queste cose. Va bene, grazie a Vincenzo Burafatto alla parte tecnica! Grazie a quel lomaccione un po' ubriacone della Zarelli. Tagliala, tagliala, che domani devi andare in onda, bastardo. Grazie ad Ismael che sei venuto a trovare oggi. Ciao fratello, torna a trovarci presto. Grazie. Grazie naturalmente al Teletubbies che anche oggi non è venuto, tanto per cambiare. Cioè, due presenze di fila non poteva fare giustamente la terza, era assurdo. Grazie anche a Peppe Terranova che oggi sì, bravo. Grazie a Peppe Terranova. Grazie a Peppe Terranova, la prossima volta se non vieni ti rompe il culo. Partecipo anch'io. Grazie soprattutto a tutti coloro che hanno chattato con noi sulla pagina di Facebook. Dalla Zarelli è tutto. Ci sentiamo giovedì prossimo a partire dalle 10. Andate a fanculo. Ciao. We'll be right back.